Sorpresa. Va bene, inaspettato. Non gli bevo mai caffè. Solo oggi che sono un po'. Devo svegliarmi un po' fuori. Ha sbagliato a mettere la sveglia. Davvero? Sì, sì. Anche le radio così. Non è un tattoo. Hai fatto il tatuaggio, Chiara? Sì. Ma no, ragazza, vuoi farmi un buco? Tu! La... Sì, troppe sì, curve, sembra un labirinto, cavolo, destra, sinistra, sinistra, destra, freno, inchiodo. No, è un po' pericoloso però, l'ultima curva di meno 3 è tanto pericolosa. Oggi c'è da mettere... Io l'ho persa. La Silvia! Dai, sorridete. Sì, sì. Sì, no, io ho fatto 4 anni. Sì, sono una pista di piana. Altra bergamasca, sorella d'arte, ma anche lei non scherza, Chiara con Sonny. Tacunardo! Voglio prima, devono passare tutte se vogliono partire. Con l'amministrazione comunale, la sinergia tecnica di Equipe Corbettese ha tanto voluto questo evento. È un'emozione, poi noi scherziamo, giochiamo, è sempre, diciamo, un'emozione bellissima con tutto questo pubblico di casa soprattutto, e niente, danno una botta di emozione e di allegria per iniziare al meglio la giornata, la tappa. E siamo all'epilogo con il gruppo compatto. Di Corbetta, attenzione, sprint lunghissimo, partito ai 350 con la Wild, attenzione, ma davanti c'è Jolien Dor, attenzione, lo sprint della Mitchelton Scott, Jolien Dor, Kirsten Wild e Alexis Ryan, poi Kirkman. Mamma mia, volata. Ma diciamo che per essere alle prime esperienze sono contenta, era comunque un percorso molto insidioso, c'erano nell'ultimo chilometro penso una decina di curve, ma sono riuscita comunque a farne le 10, sono contentissima. Come sempre devo ringraziare la squadra, gli sponsor, il mio presidente, il mio allenatore che ci seguono e come sempre ci permettono di fare queste fantastiche gare. Penso sia già primo anno per me, un'emozione fantastica partecipare